tutti, io sono Elena, ben trovati in questo nuovissimo video. Ho deciso di fare quest'oggi un altro tag perché non so, ultimamente mi stanno ripiacendo i tag, quindi li propongo sempre. Questa volta però è il Winter is Coming tag because Winter is Coming. Quindi partiamo subito con le domande. La prima è: neve bellissima quando cade, ma poi inizia a sciogliersi. Nomina un libro che ti è piaciuto all'inizio, ma non dalla metà in poi. Questa domanda ho deciso di rispondere con Eragon di Christopher Paolini. Allora, in realtà la domanda la vorrei un po' modificare per questo libro, perché in realtà non c'è stato un vero e proprio libro che mi è piaciuto all'inizio, ma non dalla metà in poi, bensì con Eragon è successo una cosa molto simile, perché mi è piaciuto tantissimo il primo libro, quindi Eragon, però diciamo dal secondo in poi, diciamo dalla metà del secondo in poi. No, non mi ha dato nient'altro. Ovviamente io l'ho amata tutta la serie, tutto il ciclo dell'eredità ho amato tantissimo. Però, ripensandoci, il primo mi era piaciuto da morire, dal secondo in poi, anzi, in realtà diciamo dal terzo in poi, no. Numero 2, Fiocchi di neve. Qualcosa di sempre diverso, ma sempre bellissimi. Scegli un libro che sia sempre diverso. Per questa domanda ho scelto Il Codice da Vinci di Dan Brown. Nonostante io l'abbia letto più volte, ogni volta che io l'ho letto c'è sempre stato qualcosa di diverso, è sempre stato diverso, un libro di mille sfaccettature e per fortuna l'ho letto più volte perché altrimenti con una volta sola non si cogliono tutte e io tipo vorrei continuare a leggere questo libro all'infinito, vorrei rileggerlo nuovo, di nuovo e di nuovo per cogliere tutte le altre sfaccettature che non ho colto le altre volte che ho letto questo libro, e c'è sempre qualcosa di diverso. Sì, c'è sempre qualcosa di diverso, nonostante sia piccolino, diciamo, non grandissimo, però c'è sempre qualcosa di diverso ogni volta che lo si legge. Numero 3, Pupazzo di neve. È sempre divertente farne uno con la tua famiglia. Scegli un libro che potrebbe leggere chiunque della tua famiglia. Per questa domanda ho scelto Colpa delle stelle di John Green. Allora, io e mia sorella siamo grandi lettrici, io in particolare, però entrambe abbiamo letto questo libro e l'abbiamo amato e poi ovviamente l'abbiamo consigliato anche a mia mamma, che anche lei è una lettrice, e l'unico che rimane fuori dal campo della lettura è mio padre. Però secondo me, se mio padre leggesse questo libro, se ne innamorerebbe. Prima di tutto perché non sarebbe molto toccante, non so, ma mio padre è diventato sensibile con l'età, non lo so che cosa è successo. Però secondo me gli piacerebbe molto questo libro, perché appunto è una storia molto particolare, questi due ragazzi che passano le mille disavventure possibili della vita. Quindi secondo me potrebbe piacere anche a mio padre. Numero 4. Natale, scegli un libro pieno di felicità. Ovviamente per questa domanda non potevo citare nuovamente John Green con Let It Snow, che ha scritto insieme a Maury Johnson e Laurel Miracle, che non ho mai capito come si pronunci, però ok. Questo libro è pieno di felicità, nonostante le disavventure che i protagonisti devono affrontare durante la vigilia di Natale in questo paesino pieno di neve, pieno appunto anche di disavventure di questi ragazzi, che però alla fine si rivelano in gioie e felicità. Numero 5, Babbo Natale, porta sempre regali fantastici. Scegli un libro che vorresti ricevere a Natale. Ovviamente io non avendo questo libro perché lo vorrei tanto ricevere a Natale, in realtà ce ne sono tantissimi. Mi piacerebbe tanto finire di leggere i libri di Joël Dicker, in particolare la scomparsa di Stephenie Meyer. Non ho mai capito come si pronuncia anche in questo caso, io sono un po' handicappata con le pronunce. Quello sì, mi piacerebbe leggerlo prima di tutti gli altri, tutti i libri di Joël Dicker. Poi mi piacerebbe tanto
ricevere Alba Oscura nel Vernetti il Terzo. Quello credo che sia la risposta definitiva. Quindi sì, anche se mi piacerebbe ricevere tantissimo altro. Gli ultimi due di Game of Thrones, ma ce ne sono tantissimi. La trilogia di Sarah J. Maas, adoro. Però credo sì, appunto, ripeto, che la risposta definitiva a questa domanda sia Alba Oscura, il terzo volume di Nevernight. Credo che quello sia il libro più atteso per questo Natale. 6. Battaglia con le palle di neve. Può essere doloroso venire colpiti. Scegli un libro che ti ha ferito. Per questa domanda ho scelto Nevernight, mai dimenticare perché sempre e comunque bisogna citare Nevernight. Allora, in realtà, da quello che ho potuto capire da BookTube, che in realtà mai dimenticare è il libro meno doloroso. Però al momento, avendo letto solamente questo e I Grandi Giochi, credo che tra i due, in questo c'è un particolare alla fine che mi ha colpito profondamente, ma proprio mi ha colpito nel profondo del mio cuore, che in realtà, da quello che ho potuto capire, Alba Oscura è quello più doloroso di tutti, ma io non l'avendo mai letto, posso citare solamente mai dimenticare, perché alla fine dei grandi giochi sì, però mai quanto questa cosa che è successo in mai dimenticare. Mi dispiace, ma per questa domanda al momento rispondo con questo. 7. Andare sulla slitta. Scegli un libro che ti piaceva da piccola. Allora, i libri che io leggevo da piccola sono in un'altra stanza di casa mia. E al momento non mi si crea, cioè capitemi, non ho voglia di andarlo a prendere. Però, per non recitare Eragon, vorrei citarvi un libro che mi piaceva tantissimo da piccola. E ovviamente, oltre a Geronimo Stilton, Thea Stilton, questi libri che ovviamente si leggevano tutti i bambini, mi piaceva un sacco Qualunque cosa per salvare un cane, di cui ho fatto anche la recensione l'anno scorso, un anno e mezzo fa ormai. Ve la lascio qui nelle schede, non mi ricordo mai qual è il lato, però ok. E mi è piaciuto tantissimo. Io non so quante volte l'ho letto, penso di aver perso il conto perché ci sono tantissime volte. E ora che ci penso, forse per Natale rifarei una lettura di quel libro, perché è stato uno dei primi, forse il primissimo libro che io abbia mai letto una volta imparato a leggere. Quindi sì, ovviamente ce l'ho sotto perché ho due piani e non mi si crea, cioè capite, veramente ripeto, capitemi, non ho voglia di fare scare 8 volte. Quindi se volete sapere qualcosa in più su questo libro, ripeto, vi lascio la recensione. E andiamo avanti. Numero 8, freddo, scegli un libro che ti ha veramente deluso. Mi ero ripromessa di non far mai vedere mai più questo libro perché veramente è stato uno schifo, però dato che c'è la domanda, facciamolo. A malincuore, Origin di Dan Brown. Non so cosa è successo a Dan Brown, era partito talmente bene con Angeli e Demoni, il codice da Vinci, ma poi si è andato a perdere. Cioè, questo ultimo suo romanzo mi ha fatto veramente cagare. Cioè, ho dato 2 stelle su 5 solamente perché Dan Brown, ma non c'è niente. Cioè, ho 800 pagine di niente, ragazzi, di niente. E mi ha deluso veramente tanto, nonostante io abbia visto recensioni su questo libro. Cioè, recensioni su recensioni, tutti, almeno la maggior parte delle recensioni erano negative. E io ho insistito a comprarlo, ovviamente, meno male ho pagato solo 8 euro, altrimenti le manate che avrei potuto dare a Dan Brown, giuro che sarebbero state tante. Cioè, forse al momento starei ancora lì a dare 4 schiaffatoni a Dan Brown perché tipo si sveglia, ma che cazzo hai scritto? Niente, non hai scritto niente. Cioè, se non scrivevi questo libro, cioè era uguale, anzi, forse era pure meglio. Comunque, mi dispiace, ma in questo libro Dan Brown mi ha veramente deluso. Numero 9. Renne, animali che sono cari a tutti. Scegli un libro importante per te per ragioni sentimentali. Allora, ho scelto per questa domanda Il bambino del fiume di Sadie Jones, che mi ha regalato mio padre. Allora, devo dire che mio padre non mi ha mai regalato un libro, cioè almeno da piccola magari sì, me li comprava, cioè andavamo in libreria, me li faceva scegliere e poi me li comprava. Adesso invece magari mi dà, dice, vabbè, io ti vendi euro, se vuoi accontati un libro in dialetto abruzzese,
traduzione, vai in libreria, comprati quello che ti pare e finiamola lì. Però un giorno torna a casa e mi ha detto: ti ho comprato un libro. Così l'ha scelto lui e tipo, ma grazie, cioè vi giuro che io mi ho un'emozione. E quindi sono legata a questo libro che tra l'altro è bellissimo, cioè lo potrete scoprire nella recensione che vi lascerò su nelle schede che ho fatto l'anno scorso. Io l'ho amato dalla prima pagina all'ultima, cioè magari posso dire questo libro ha fatto schifo, però è importante perché me l'ha regalato mio padre. No, non solo me l'ha regalato mio padre, ma anche bello. Quindi, cioè, raga, diffondiamo il verbo. Leggete tutti Il bambino del fiume, perché se lo merita. Si merita di essere letto questo libro. Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi sapere sotto nei commenti quali sono le vostre risposte a queste domande. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!